Un saluto a tutti i ragazzi da Messi 91, siamo su Disonored e siamo in un bidone dell'immondizia. Perché? Ah, perché avevo paura dei ratti. Ok, allora, però non ne vedo, quindi va bene così. Dovremmo, esatto, concentrarci un pelino, ma proprio un pelino, sul recupero anche di rune e amuleti d'ossa. Che se non ricordo male ce n'erano 2/3 in giro da prendere, giusto? Qua ne vedo indicati 2 amuleti e una runa, vedo indicati. Amuleto è uno là in alto e l'altro non lo vedo. Aspettate, facciamolo uscire dallo schermo così ci viene indicato. No? Uno è lì e l'altro? Oddio, l'ho perso. Me ne indica 3 se faccio così, però. Attenzione, seguiamolo tantissimo, eccolo là. Là. Va bene, prima più vicino a questo qua, però. Vediamo un po' se possiamo... 4 rune, perfetto. Vediamo ora se ci tiriamo fino a là. Magari passando qua sopra. Esatto. Salve. No, ma non fissatemi tutti insieme. Ecco, lo sapevo io. Dove me ne posso andare? Devo scendere. No, se n'è andato, ok. Allora, devo andare qua a fianco. Ah, posso salire qua sopra. Qua c'è la runa. E qua a fianco c'è l'amuleto d'osso. Ok. Chissà se quella porta si apre. Vediamolo subito. Vediamo la monetina. Sì. The outside walk among us. Polvere soffocante, che figata. Lancia questa polvere potente per creare una nube irritante. Ma allora, soffoca o fa grattare? Cosa fa sta cosa? I nemici colpiti sono temporaneamente accecati, incapaci di agire. Ok. Però non mi hanno detto se fa grattare via tutto o se si soffoca. Sembra quasi un tempio. E invece no. Ok. Ora li cambieremo anche gli amuleti d'ossa. Ricetta di nonna, un'altra. Crudele Nancy. Nancy, che diavolo è? Prendi il mondo dalle sue avide mani. Posalo davanti allo sposo dagli occhi neri, o meglio l'esterno. Taglia bene, taglia a fondo. Gocce rosse cadono. Infine brucialo nel focolare di un uomo senza legge. Fallo per me tesoro e ti regalerò una festa di compleanno. Io credevo che fosse una cosa unica. Invece a quanto pare ci sono tante ricette di Nonna Cencia da fare. Che cosa figa, però questa è molto criptica. I cappellai, interessante. Ok, ci hanno dato molti nomi, di cui non conosco praticamente niente. Mentre il viaggio di Pandissian credo di averlo già letto. Credo di averlo già letto. Non ne sono sicura al 100%, ma credo di sì. E quindi abbiamo una runa che è là. E poi l'amuleto là. Andiamo prima a prendere l'amuleto. Il distretto legale è isolato. Se avessi saltato forse sarei arrivata. Però dovrebbe... Salta, Daud, dannazione. Tu sei pattumino. Io devo eliminare quella gente, però, perché è estremamente rischioso. Potrebbero vedermi. Aggiunto indizio sulla missione. Cosa? I cappellai potrebbero avere la chiave per il distretto legale. Ah! Ok. Ci vuole una chiave, quindi. Pesca il mondo dal mazzo di 78 tarocchi. Ah, quindi è una carta forse. Cioè i tarocchi potrebbero essere... Cioè dovrebbe essere un mazzo di carte. I tarocchi sono quelli che ti vengono letti. Quindi dovrebbero essere le carte, no? Mentre qui possiamo mettere acqua per la vita, sicuramente. Munizioni in quantità non mi importano. Alleati vigorosi non li posso ancora chiamare. Ok, però stiamo così. Chi è che mi ha visto? Ah, la nazione. No! Ok. Devo eliminare questi in alto perché se mi vedono potrebbero allarmare il mondo. Ok, lì c'è roba da prendere. Qua sopra c'è la nostra runa. Ok, ci arriverò. No! Meno male che Daud blocca il tempo. Meno male. Leviamolo da qua, va, che potrebbero vederlo. Mettiamo là. Eccoli! Ha!
questa è la canzone del baleniere, quella che vi dicevo che a volte fischiettano, è quella. Che abbiamo trovato il testo nella prima missione. Sento il rumore, ma eccola. Ombra lesta. Ti muove un po' più velocemente quando sei in modalità furtiva. No, questa la voglio. Leverò... Soffochi le vittime. La tua adrenalina non me ne porta, la dell'adrenalina, perché se è legato al potere adrenalina, ovvero... Accumula adrenalina, dopodiché esegue colpi letali nel corpo a corpo. Esatto, quindi se non abbiamo quello, credo che non avremo adrenalina a prescindere, quindi... Per ora quell'amuleto d'osso non ci serve. Manca ancora una runa. E io sto facendo una cosa molto pericolosa, vero? Ok. Però qua non sembra esserci nessuno. Posso scendere? Sì? Ok. Ok. No, l'avevo vista qua. Ok. Posso velocizzare la pra... No, ho sbagliato. Avrei potuto teletrasportarmi. Ecco fatto. Dove diavolo l'hanno messa? Ok. Allora, 2 di 7, va bene, possiamo già sbloccare questo, chiamata assassino. Puoi chiamare degli alleati che ti aiutino nel combattimento, tieni premuto LT, ok, se chiami un assassino e non c'è nessuno nelle vicinanze ti accompagnerà per un po' di tempo prima di sparire, ok. Lo proveremo sicuramente. Va bene, allora noi dobbiamo... Però io darei un attimo un'esplorata in giro, ragazzi, perché... Questa cosa di Nonna Cencia, secondo me, potrebbero esserci degli ingredienti sparsi qui. Ho visto delle zone in cui c'era dentro delle persone, ma non siamo andati, quindi darei un'occhiata in giro. Oggi sarà un episodio di esplorazione, principalmente. Più che di avanzamento. Non vedo altre rune, non vedo altri amuleti. Proviamo a girarci di schiena, non ci viene indicato niente, quindi andrei avanti. Credo che il modo più produttivo per vedere se c'è roba è girarsi di schiena, più che cercarla con la vista, perché in questi scenari così chiari è davvero complesso vederli. Credevo mi avessero visto. Ma se io passo qua in fondo, mi vedete anche qua in fondo, in fondo, in fondo? No, dai. No. Chiunque abbia informazioni che consentano di trovarla riceverà una generosa ricompensa. E qua dentro c'era della gente, esatto, ma anche di là c'era della gente, c'erano dei militari. È impossibile che non ci sia niente, è pieno di militari e cappellai, ci deve essere qualcosa. Questo si romperà, però no, è pieno di gente, brutta idea, bruttissima. Entrerò da là. Dai che ci arrivi, lo so che ci arrivi. Non fare il barbone, lo so che ci arrivi, dai. Ok, su non si può salire, sotto c'è pieno di gente, questo sta salendo, no? Ok. Piano, piano, sì, sta salendo, mica no. Vediamo un po' dove va. Là. Saremo molto lesti. Appena appena. Chiudiamo la porta, che male male non fa. E ora chiudiamo anche questa. Okay. Ho sbagliato tutto, vabbè. A parte che mi muovo più velocemente, scusate. Ah, mi muovo alla stessa velocità. Perfetto, posso andarmene in giro così tutta la vita. Facciamo gli attentati seri. Attenzione tutti. Si sa mai che entri qua dentro. No, ok. Ho sentito tossire qualcuno molto vicino a me. No, forse era di sotto.
E vai che si impila gente, yeah! Mi mancavano le grosse pile di gente stordita mezza morta. Mancavano tantissimo. No. Guardalo, porcaccia, viene qua, sì. Non salire, scendi, vai, vai fuori dritto. Vai, esci. Esci. Esci, bravo. Ha preso. Ti prego, tu non entrare. Ok, perfetto. Sta andando tutto secondo i piani, circa. Tu... vai là. Ok, questa sarebbe un'ottima occasione per prendere una monetina e provare l'assassino. Tipo. Che c'è? Beh, avete visto qualcosa o siete di nuovo? Forza, prego! Dopo averti sventrato ti buttano nel fiume! Ma non sparategli, poverino! Sventrate! Aiutiamo! Vai, pesci. Dai, forza, fatti valere! Bravo! Complimenti! Beh, siamo riusciti a vedere poco, però è riuscito a sconfiggerlo, quindi se... non credo che andrà sempre così, cioè se lo chiamiamo con tantissima gente intorno potrebbe essere tranquillamente che crepa. Però può essere una buona distrazione per poi, come ho fatto qui, eliminare questo tizio. Chiave della casa dei cappellai. Interessante, con tante monetine. E il tizio, perfetto. Chissà che casa è. Casa dei cappellai, poi non è neanche una casa a caso. Una casa a caso, è proprio la casa dei cappellai. Ah. Beh, direi utile, cacchio. Decisamente. Cioè, lì è dove siamo passati prima, tipo. Questa è la casa dei cappellai, cioè, siamo già entrati, grazie. Non ci serviva la chiave. Grazie mille. Elenco di cose da fare. Saccheggia quel posto, grazie. Più vago non si poteva. Vendicati di Craxton. Chauncey. Beh, insomma, tizio. Ha perso la chiave che abbiamo rubato alla milizia e sta cercando di saccheggiare le case di alcuni avvocati. Si è arrampicato sulle balconate ma non è ancora tornato indietro. Meglio andare a vedere, ok. Devo lavarmi i denti questa settimana. Devo lavarmi i due denti che mi sono rimasti questa settimana, ok. Allora, là... ah, credo di sapere dove sia là, sapete? Dove c'erano le trappole che vedevamo da fuori quando abbiamo parlato con la signorina. Allora, ora, per non morire, però... o facciamo così... ecco, fatto uno. Ha funzionato. So quello... l'avrei preferito di Piero, sinceramente, visto che l'ho usato. Ok. Sapete che se non si fa così ci arrivano addosso le cose, vero? Cioè, non è un... questo non è un disinnesca, questo è un'attiva. Cioè, potevano fare in modo che andavano disinnescate. Invece no, tu lo attivi. Un piede. Pezzo di cadavere. Perché mai dovrei raccogliere un piede? Fatemi capire. Io però voglio entrare lì perché c'era un casino di milizia lì dentro. Quindi ci sarà qualcosa sicuramente. Leviamo il signore da qua. Capitano, i cappellai hanno fatto irruzione e hanno rubato la chiave del distretto legale. Vado a rompere qualche testa. Pete, ok. Conta dei cadaveri, funzioni e responsabilità. Va bene. Altre info di servizio. Cappello della banda dei cappellai. Che sia un ingrediente? Non mi pareva proprio. Beh, noi prendiamolo. A qualcosa servirà, io credo. Sarà nell'inventario da qualche parte. Eccolo. Un cappello che appartiene evidentemente alla banda dei cappellai. Si direbbe che uno di loro sia entrato nella stanza dei capitani e abbia rubato la chiave del distretto legale. Quindi è un altro modo per farci sapere che in giro c'è la chiave del distretto. Molto probabilmente è chiuso. Là c'è un cadavere. Ah, e c'è pure la chiave, eccolo là. Trovato. Ok, ora bisogna solo arrivare là senza farsi troppo vedere, insomma. Questo cos'è? Il soccolo. Ma l'abbiamo già tutta la vita. Mi servono quelli di Piero, dannazione, che ne ho... va bene, ne ho 9, ne ho... per quello ne ho, però... vediamo che succede se do un'altra lezione a questo tizio. Ah, a questo tizio chi? Chi sta parlando?
Stanno dicendo, stanno facendo. Eccolo. Sta venendo su? Sì. No, noi gli facciamo un big trappolozzo. Intanto recuperiamo sta moneta. Se torna guadagno un'altra. Puoi guadagnare tutto quello che vuoi per me. Sinceramente non mi importa. Vai, vai a fare compagnia al tuo amico là dietro. Vieni, vieni. Dimmi se vuoi fare la guardia al posto mio. Ecco fatto. Io devo trovare dei potenziamenti che mi diano i piedi silenti, come aveva Corvo, perché io devo camminare, mi sento meglio a camminare piuttosto che a strisciare così. Poi perché hanno tutte ste finestre murate, me lo devono spiegare, però ok. E ste porte pure murate, però ok. Il tizio è più in alto, però dovrei salire in teoria, non scendere, ma c'è talmente tanta gente qua che sospetta sta cosa. Quello sta salendo, sì. Chiudiamo la porta. Dimmi che è Di Piero, ti prego. Sokolov, che due scatole. Resina ammortizzante, oh ti prego, dimmi che ammortizza i miei passi e non mi fa fare rumore. Quello dove va? Non qua. Non mi pareva di averli allertati. Perché sono tutti allertati? Non capisco. Tiè. Beh, uno che dorme potrebbe assumere quella posa, no? Qualcuno magari che non si vuole troppo bene potrebbe farlo. Io sto frugando in questi posti perché sto disperatamente cercando sto mazzo di tarocchi con le carte. Chiudiamo la porta, va. Prima che ci vedano malissimo, chiudiamo tutto, chiudi. Ma vedo che qua non lo troverò questo mazzo, vero? Però intanto ci sono tanti soldini. Questo è cibo. Chissà dove stanno ste carte. C'è solo lui? Che si è brutalmente buggato sul suo stesso allarme, guardatelo. Questa è l'intelligenza della milizia del Lord Reggente. Capisco io perché hanno perso contro il signor Corvino. No, c'è altra gente. Beh, ma io non devo scendere lì, perché sto andando lì? Cioè, io devo raggiungere la chiave là in alto. Ora il problema sarà trovare il modo di raggiungerla. Mi pare che a un certo punto qua fosse tutto crollato. Che schifo. No, è finito, ok. Ed era ancora più in alto. Quindi tipo posso scalare. Ok. Ma questo signore chi l'ha ucciso che è qua da solo? Scusate. Piuttosto, dov'è la chiave? Eccola. No, non è una chiave. Mi serve la chiave, c'era scritto che era qua. Dov'è la chiave? Ah, eccola, sono cieca, perfetto. Il video di oggi si conclude qui. Questo è stato un episodio esplorativo nel quale abbiamo avanzato poco, ma abbiamo recuperato molte rune e molti amuleti d'ossa che ci serviranno sicuramente per potenziare il nostro Daud, che a mio parere è un pelino più deboluccio, diciamo, rispetto a Corvo. Corvo aveva molte più abilità e molte più opzioni. Daud mi sembra molto più limitatino. Comunque, vediamo se andando avanti riusciremo a potenziarlo come abbiamo fatto con Corvo. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento sotto, un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.